Emanuela mia, che brutta cosa è successa stamattina. In caserma mi è arrivata una lettera anonima nella quale mi dicono che qua Giarulo te ne corna. Ma tu che pensi, Emanuela, te ne corna qua Giarulo? E te ne. Quello qui sta venendo, sta venendo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno, qua Giarulo ha cortato la plafoniera. No, ha cortato la plafoniera perché il vento la stava facendo cadere. Ne ha capa pazzia, sapissimo, a me che mi passa per capo. Lo sapimmo. Ma bruciano il cervello. Ma perché vado a bruciare il cervello? La famiglia è numerosa, noi teniamo uno stipendio che è una miseria. Come si fa ad accampare e sfama tanti bucche che nascono giorno dopo giorno? Ma perché? Quanti figli tenete, Guagliaro? 10. 10 figli. Non fate i primi. 10 figli. Ma non è colpa mia. Ci vuole essere 10 padre. Bravo. Ma non è colpa mia. È colpa di chi? Lo sappiamo che non è colpa vostra, Guagliaro. Secondo me è colpa dell'aria che circonda mia moglie. Chiamiamolo aria. Perché? Perché come si spiega che da 3 anni fa va in montagna? Ma chi è? Mia moglie va in montagna in vacanza e mi torna incinta. L'anno dopo va al mare e mi torna incinta. L'anno passato è andata a fare agriturismo a Cittadina Lari, chissà perché, e mette una incinta una da voi. Ma come già fa? Fai in modo che quella non riesce più incinta, ma chissà. Guagliaro, quando vai in villaggiatura, la moglie la vostra, dai pure voi a presa.